eccolo. Questo è il bending assassino che fa Slash nel solo di Don't Cry, dove viene improntanamente sbagliato da molte, molte persone, perché fanno un bending di un tono. Si nota che è di due toni, e poi dopo viene fatto un accenno di un bending di mezzo tono, ma giusto per dare quella sporcizia blues tipica di Slash. Quindi non è... Cioè, quasi tutti fanno... No, è... Quindi due toni, quindi da Do arriva a Mi... E poi fa questo accenno di bending di mezzo tono, trattenuto per dare un po' di blues. Allora, io in primis non eseguo gli assoli nota per nota, cerco di mettere sempre qualcosa in più. Però ci sono alcuni obbligati per me che sono molto caratterizzanti e danno proprio quel colore che rende famoso il solo. Cioè questo bending di due toni di Slash con accenno di bending di mezzo tono, che è proprio palese. Cioè non puoi fare un tono, perde proprio tutto il sapore rock blues del pezzo.